Presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma, all'interno del reparto di chirurgia, è stata attivata l'unità di chirurgia bariatrica per far fronte a gravi casi di obesità. L'importanza degli interventi per la lotta ad una malattia sempre più diffusa e la presentazione del Bariatric Green Team sono stati gli argomenti al centro dell'Open Day che si è tenuto all'EUR presso l'Istituto Seraficum. Abbiamo voluto organizzare questo evento per sensibilizzare la popolazione, in particolare nella zona in cui gravita il nostro ospedale, che è l'ospedale Sant'Eugenio, al problema del sovrappeso e dell'obesità, che costituisce una piaga non soltanto prettamente medica ma anche sociale. L'ospedale Sant'Eugenio, che ha storicamente una grande importanza per i trattamenti chirurgici di molte patologie, anche con tecnica mini-invasiva, che abbiamo voluto implementare e iniziare questo servizio sulla cura dell'obesità chirurgica, ovviamente però in sinergismo con tutte le altre figure, perché qui parliamo sempre di una squadra di professionisti che lavora per il paziente, per indirizzarlo nei vari percorsi che ci sono di cura e che poi eventualmente può arrivare all'intervento chirurgico, ma non è nemmeno detto che sia così. L'obesità è ormai una malattia endemica nella popolazione mondiale. Si stima che nel corso dei prossimi anni arriveremo a forse il 50% delle popolazioni mondiali dei paesi sviluppati con uno stato di sovrappeso e di obesità patologica, che è una vera e propria grave malattia. E oggi il vero trattamento è la chirurgia dell'obesità, ma anche quella metabolica, perché l'intervento chirurgico nelle sue varie forme riesce a risolvere il problema dell'obesità e anche quello dei dismetabolismi come il diabete. Quanto è importante il supporto psicologico per i pazienti? È fondamentale, è un lavoro di squadra a dire la verità, perché la chirurgia è un inizio. Ma tutto ciò che è follow up nutrizionale, come quello psicologico, aiuta nel lungo termine, perché aiuta non solo nel benessere mentale ma anche nel benessere fisico. Qual è stata la sua esperienza? Io mi sono operata 9 anni fa, ho perso 52 kg, è un'altra vita. Quando si dice veramente la rinascita, veramente si rinasce, perché come dico sempre io, non è vivere all'80%, ma un obeso vive soltanto al 20%. Ed è un peccato, lo rifarei 1000 volte. Io mi occupo di questo da 37 anni, quindi io conosco persone che hanno sconfitto l'obesità con la chirurgia. Ovviamente ci vuole anche l'impegno.